Marina Richetti è professore ordinario di storia dell'arte medievale alla Sapienza. Alla Sapienza ha svolto quasi per intero tutta la sua carriera e la sua attività di ricerca e di insegnamento. I suoi principali temi sono rappresentati dallo studio di Ro su Roma tra 2 e 300, dell'architettura monastica e mendicante e della cultura docentesca, con particolare riferimento ai trattati medievali dell'ottica. In parallelo all'attività didattica e scientifica si è interessata alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati della ricerca scientifica, eh, sia nazionale che internazionale. E questo, devo dire, aggiunge meriti eh, ai suoi meriti di studioso, perché in realtà eh, la ricerca scientifica non deve, non dovrebbe mai essere chiusa in orti. Con degli steccati particolarmente invalicabili e quindi saluto con vera eh, come dire, corrispondenza d'amorosi sensi, qualcosa del genere. È vero, questo particolare eh, che caratterizza il profilo della studiosa. Gisella Cappone è direttore dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro fino al 30 aprile, c'è una nota tra parentesi, fino al 30 aprile 2018, data del pensionamento, e allora come pensionato, anche qui aggiungo, uh, devo dire, un benvenuto uh, nella, uh, nella confraternita di quelli che hanno finalmente tempo per studiare, è vero che non sono più legati agli orari e alla, soprattutto all'incontro con gli studenti particolarmente riottusi. Eh, laureato in architettura presso l'università della Sapienza ha anche ricoperto la qualifica di assistente incaricato presso la cattedra di storia dell'architettura ha svolto attività di docente presso la università alcune università italiane Napoli, Palermo, Roma Sapienza dal 2000 è docente della scuola di specializzazione in restauro dell'architettura e del paesaggio dell'Università della Sapienza. Ha ricevuto diversi riconoscimenti eh, che scandiscono un'attività veramente esemplare ed è, tra questi riconoscimenti, è commendatore all'ordine al merito della Repubblica Italiana, conferito da Scalfaro nel 1999. Di particolare importanza l'attività che dal terremoto dell'Aquila in poi e c'è anche questo aspetto che riguarda la nostra storia civile, sociale e ahimè sismica, eh, che da, dal terremoto dell'Aquila l'Istituto è in collaborazione con l'Opificio delle Pietre Dure e ha affrontato nei campi del, nel campo degli interventi di emergenza eh, tutte le cure necessarie per il recupero dei beni mobili. Eh, Devo dire che i due personaggi che sono qui al mio fianco eh, sono i responsabili primi del grande restauro che è stato operato sul murale della Sapienza. Eh, Le senti sentiremo volentieri. Ho una certa tendenza ai pronomi maschili, eh, pur essendo convinto come il mio come il mio vice parroco che quando dico uomini intengo abbracciare tutte le donne, ma questo lo sapete uh, incominciamo allora con la professoressa Righetti che ci uh, introduce nel, negli anni che precedono e che permettono di compiere il restauro. Prego Allora eh, io ringrazio prima di tutto tutti i membri dell'Accademia che hanno voluto Organizzare questo incontro e eh, in particolare ringrazio Michela Di Macco, amica ormai eravamo bambine sui banchi dell'università e quindi, come potete capire dalla mia età, è un'amicizia di lungo corso. E, eh, è molto emozionante parlare qui dentro, ma devo dire che cercherò di andare avanti alla svelta. E voglio dirvi: voglio prendermi quello che mi spetta, cioè il merito di avere tenacemente voluto che quello che io vedevo in aula magna, ogni volta che c'entravo e che mi faceva tanto soffrire, perché era eh, si diceva l'affresco di Sironi. Io sono una mediavista, quindi figurarsi, insomma, se uno che studia prevalentemente anche l'Alto Medioevo, può eh, essere considerato uno che dice, ma quello non è Sironi. Io dicevo, quello non è Sironi. Vedevo questa cosa fuliginosa, eh, grigiastra. Ogni volta mi turbavo e siccome sono una capocciona veneto-lombarda, eh, continuavo a, a battere sugli organi amministrativi, dirigenziali dell'università finché non mi hanno dato retta. Devo dire che eh, c'erano stati dei tentativi, adesso poi Gisella Capponi ve ne parlerà, dei tentativi precedenti che però si erano sempre. Eh, fermati davanti a questo muro grigiastro ottuso. Avevano fatto dei piccoli tentativi, ma forse eh, il timore di eh, causare danni o di non avere ancora in mano gli strumenti, tante cose, poi ce lo par ne parlerà lei. Si erano fermati e eh, batti, batti, batti per molti anni. Non è una vicenda semplice. Alla fine, i miei tentativi i tempi, diciamo così come si suol dire, i tempi sono diventati propizi a questa impresa e eh, immediatamente ho appena ho avuto dal rettore la frase eh, se lo vuoi fare fallo, è come se io potessi mettermi all'opera, eh, immediatamente ho chiamato eh, Gisella Capponi, vecchia amica anche lei, ma soprattutto eh, direttore del più prestigioso istituto di restauro che esista al mondo. Eh, su questo mi gioco, cos'erano? Due caffè corretti? Io eh. ne gioco tre. E, cosa? e quindi l'istituto, con i suoi docenti, con i suoi, la sua splendida gioventù e la splendida esperienza dei suoi restauratori, dei maestri restauratori, è salito sui ponteggi e eh, il lavoro è stato complesso, ve lo diranno, è durato oltre due anni, ma il risultato <coughs> è questo. Vi proietto il giorno trionfale dell'inaugurazione in cui... Eh, Sironi si è svelato, si è svelato alla presenza del Presidente della Repubblica, di altri eminenti personaggi, i quali tutti hanno avuto, è stato, ve lo posso dire, confessare, io mi sono commossa, perché dall'aula è apparso di colpo, è scoppiato un applauso, un o di meraviglia, perché nessuno si sarebbe aspettato questo straordinario restauro. E' Che vede un Sironi liberato da quel mortificante strato che c'era stato apposto posto di censura, di revisione, di, di, di paura di alcune cose. E, eh, lo dico subito qui all'inizio: eh, abbiamo temuto molto le polemiche e gli sguardi interessati, le censure che ci sono stati poi di fatto, perché noi l'abbiamo fatto, si è liberato il Arisironi e in un momento in cui vi ricorderete un anno fa e cose, sono stati anche movimenti di illustri eh, nostri rappresentanti e cose illustri insomma, di nostri rappresentanti i quali avevano detto l'arte fascista bisogna eliminare eccetera eccetera per tutta risposta noi che cosa abbiamo fatto Gli abbiamo messo, tirato fuori un dipinto con mussolini a cavallo eh, fascili tori eccetera ma non è stato un, un moto di polemica tutt'altro e io proprio in quei giorni ho letto un pezzo bellissimo di Paolo Mastrocola sul Sole 24 Ore, lo voglio rileggere, l'ho letto davanti al Presidente della Repubblica e eh, lui ha, mi ha, si è complimentato. Paolo Mastrocola si doveva complimentarsi con Paolo Mastrocola, non con me, ma che è un po' quello che ci ha detto il professor Giannotti. Se il passato è in grado di offenderci e minacciarci è perché compiamo il gesto discutibile di portare di peso il passato nel presente. Se lasciassimo il passato nel passato non ci sarebbe problema. E poche righe dopo dice il passato è quel che è nel bene e nel male. Soprattutto è passato. Dovremmo ricordarlo, studiarlo. Ma non stravolgerlo a nostro uso, non attualizzarlo nel bene o nel male, a meno che mai rimuoverlo. Parole sante da scolpire, secondo me. E soprattutto riflettere e far conoscere. Adesso io vi mostrerò rapidamente, quanto più possibile, che cos'era il clima della sapienza del 35. E mi fa piacere purtroppo, cioè mi fa piacere riportare Sironi all'attenzione, quei Sironi che un grande artista che tutti stimano al massimo come Pablo Picasso, Pablo Picasso diceva aveva, nel 1937 disse avete un grande artista, forse il più grande del momento, e non ve ne rendete conto. Era quello che diceva, so già notti. Sironi ha avuto una brutta storia umana, brutta perché è stata, gli è stata resa pesante, è stata resa difficile. Ecco questo risultato ci rende particolarmente felici e devo dire ha reso anche felici ovviamente i membri superstiti della sua famiglia che hanno collaborato in un modo straordinario alla realizzazione di quella che è stata la mostra che si è collegata, dove abbiamo visto delle opere straordinarie e la mostra è stata organizzata, eh, parleranno dopo, ma io torno a mostrarvi. Ecco, un po' di diapositive, scusate se parlo a braccio, ma era più semplice per presentarvelo. Ho detto, questo è il giorno dell'inaugurazione, Sironi sfavillante, sfavillante di luci. Questo era il Sironi. Prima della cura, e questo è quello come si vuole dire nella pubblicità, prima e dopo la cura, questo è dopo l'intervento di restauro, bello, luminoso, sfavillante, con un cielo azzurro strepitoso che ci ha commosso, appena l'abbiamo visto il primo giorno abbiamo calato un po' il tandaggio, abbiamo visto con Gisella Capponi e tutti i membri della, straordinari della scuola de, e degli allievi e dei maestri restauratori ci siamo commossi a vedere puntate il vostro sguardo solo su questo punto e su questo punto ma cosa gli hanno fatto? questo punto la vittoria, tutti i cosi la rimozione forzata dell'immagine del, del cavaliere sull'arco e tutti i vari interventi che, vi hanno, che abbiamo visto siamo alla Sapienza, ma la Sapienza prima ha avuto una lunga storia, fondata da Bonifacio VIII, ha una fase più nota, si chiama Sapienza, perché Borromini fu uno del grande fondatore, gran, scusate, grande architetto, che fondò questa sede storica della Sapienza. Eh, io avevo un mio suocero. Che diceva tu vai all'università nuova. La sapienza era uno degli ultimi allievi della sapienza, la sapienza sì, che era un'università. Io dicevo: Scusa, ma pure alla nostra, sì, ma era sempre cosa. Questo è lo straordinario: immagino uno studente che stava qui dentro. Ma la sapienza nuova parte e si realizza in tre anni. Volevo mostrarveli solo brevemente: 32, c'è quest'area periferica. La città è sviluppata in un'altra parte, ma lì c'è il Policlinico già fondato e poi c'è il Cimitero del Verano, un passaggio un po' inquietante, diciamo, no? In mezzo, però, ci si mette la grande università. In tre anni viene completata. Viene completata e il progetto è stato fatto da Marcello Piacentini. Mi piace portarvi qui. Due persone, cioè Sironi, che fa il, il, il ritratto di Marcello Piacentini. E questi Piacentini con tutti i suoi così, eticamente diciamo, personaggio un po' inquietante, però ha una capacità straordinaria, quella di circondarsi dai più giovani e più validi architetti del momento, architetti e artisti. Vi ho messo qui una carrellata di immagini, adesso le vedremo un pochino. Questo è il progetto, il modellino, il, eh, di, sì, e di, scusate, di Piacentini per l'università, un'università molto diversa da quella che conosciamo oggi. Un'università in cui anche molti di progetti sono stati modificati. Prima di tutto vediamo ecco il rettorato non ha più queste due torri che sembrano un po' di. Staliniana memoria, cioè un po' l'università di Mosca. Ma eh, e disegna una, eh, una pianta in cui, come vedete, è come celata una grande basilica, una grande basilica eh, paleocristiana, l'ingresso con i propilei, il grande corridoio, il grande spazio centrale che sfocia qui al centro in questo transetto che è dominato dalla fontana della Minerva di Arturo Martini e ha sullo sfondo il rettorato. Alcuni disegni del rettorato, vedete questa imponenza della parte centrale che doveva essere il fulcro di questa struttura basilicale, il punto, il perno centrale e sul braccio, che abbiamo il braccio diciamo, io lo chiamo transetto. A questo punto braccio destro del transetto, in fondo un altro edificio simbolo matematica costruito da Gio Ponti. Ma sono tanti gli architetti che collaborano. Qui è ancora il modellino visto dalle spalle. Questo spazio assoluto, questo spazio razionalista che viene fatto in tre anni e che vede appunto all'opera gli architetti più importanti. Qui retorato nella sua realizzazione diciamo ultima affiancato da due blocchi di lettere e giurisprudenza fatte da Rapisardi che era un architetto molto legato all'ambito di Piacentini all'ingresso Arnaldo Foschini aveva fatto questo portico affiancato da igiene e ortopedia simmetrici un blocco di ingresso molto qualificante poi c'era chimica anche questo molto modificato perché mancano, non furono costruiti questi spazi, questi due blocchi alti ed elevati. E' uno dei pochi, forse l'unico edificio, che si è mantenuto intatto, sia come interni che come esterni alla sapienza. L'edificio di quel Giovanni Michelucci che poi vedremo che aveva già fatto la stazione di Firenze e che poi vedremo nella chiesa dell'Autostrada eh, del Sole, sempre a Firenze, uno degli architetti più importanti del secolo scorso e che realizza questo straordinario blocco che per fortuna diciamo è salvo, è intatto. Giuseppe Capponi, un altro grande architetto che fa botanica, qui il mio cuore piange perché. Questo spazio è stato completamente eh, distrutto, cioè distrutto perché è stato inserito un blocco prefabbricato di aule e come in Italia ogni buon prefabbricato dura in eterno. Gio Ponti, matematica, non mi attardo. A cosa. Un altro straordinario architetto, Giuseppe Pagano, eh, che costruisce fisica, è proprio il 24... Di questo mese, a Fisica verrà fatta una cerimonia in onore di questo Giuseppe Pagano che purtroppo, pur avendo lavorato ampiamente per il governo dell'epoca, poi finisce tristemente ucciso a Mauthausen. E nella decorazione, Arturo Martini con la sua splendida statua della Minerva, Corrado Vigni con la decorazione dei eh, due edifici, con le statue di Castro e gli ed edifici di lettere e di giurisprudenza. E Infine, 31 ottobre 1935, in tre anni, e, e tre anni, Sironi ha decorato lo spazio di fondo con questo straordinario murale, che qui vediamo ancora, naturalmente, nella sua versione, eh, Appena inaugurato, è inaugurato in Pompa Magna, dalla Duce, dal re, cosa ci sono film dell'epoca che fanno vedere il Duce che sale sulla scalinata del retorato, eh, accolto, affiancato dalle figure dei militari, dei studenti universitari volontari per l'Africa, in quanto parla se il Duce sparano tutti per aria, c'è cioè una cerimonia pochice, ma insomma, significativa dell'importanza. Questo ancora prima del restauro e infine ecco il, il nostro Sironi, il Sironi liberato del quale ora i miei colleghi vi mostreranno, vi spiegheranno come l'hanno liberato. Grazie. Grazie alla professoressa Ricchetti eh, che ci ha guidato in questo itinerario in cui le ombre valgono come le figure in piena luce e permettono di costruire le storie. Adesso la parola è alla professoressa Gisella Camponi. Prego. Buonasera, buonasera a tutti. L'Italia tra le arti e le scienze che Mario Sironi dipinge nel 1935 ha un valore particolare nell'attività dell'artista eh, dell perché è un'opera che eh, lo coinvolge profondamente, e il suo intervento rivela un forte senso civico, una partecipazione emotiva straordinaria. E c'è da dire che è anche un'opera che porta con sé una storia di censure che si è protratta fino al suo recente restauro. Io ringrazio veramente eh, molto sentitamente l'Accademia Tutta per questo invito e per aver voluto offrire proprio un'occasione di riflessione sul rapporto censura-arte. Siamo di fronte ad un'opera. Che eh, si identifica con una commissione politicamente di grande rilievo che a Mario Sironi eh, proviene direttamente da, eh, dal Mussolini e gli viene comunicata dal suo potente amico architetto Marcello Piacentini con un telegramma di poche parole del 33 che dice: conferito con nota persona, avrai gran in carico per Roma, verrò presto a Milano e viva! Saluti Piacentini. E ha così inizio questa vicenda eh, artistica. Che eh, ha avuto eh, purtroppo, come si è detto, una vicenda poi conservativa molto, eh, molto travagliata, tanto che da alcuni studiosi si, tende, si tendeva a fare riferimento più ai eh, cartoni preparatori dell'opera stessa per poterne proprio apprezzare il eh, valore. Qui vedete. L'ultimo eh, cartone realizzato da Sironi per eh, il grande murale e eh, vedete anche eh, un'immagine della mostra che è stata realizzata a Roma in occasione proprio del completamento del restauro e che ha visto una raccolta molto significativa di disegni, di bozzetti eh, preliminari all'opera che sono stati generosamente messi a disposizione da musei e dai, eh, dai suoi eh, eredi e eh, per arrivare al, poi alla realizzazione dell'opera del, del grande murale eh, passerà del tempo dalla commissione e l'intervento si concentrerà in eh, pochi mesi eh, dell'estate del 1935 eh, e sarà preceduto proprio da un rapporto diretto dell'artista con eh, Mussolini, eh, un rapporto che eh, è stato anche mediato dal ministro eh, Bottai. E questa è, eh, è stata anche l'occasione però della prima censura operata a questo lavoro perché alla lettera di gratitudine per l'incarico ricevuto eh, che eh, Sironi rivolge al Duce viene eh, apposto eh, un, un appunto eh, direttamente da Mussolini dove si dice aggiustare le figure, di non deformare e fare i piedi piccoli. Quindi eh, questa è una prima eh, censura che Sironi subisce e che eh, accetta probabilmente eh, diciamo molto coinvolto dall'importanza eh, eh, del suo intervento. E così si arriverà al completamento dell'opera, un completamento molto affannoso, i ponteggi saranno rimossi la notte prima dell'inaugurazione, l'intervento appunto viene fatto in una estate eh, caldissima e questo come poi vi sarà eh, illustrato dai restauratori avrà un peso anche sulla realizzazione con la tecnica a fresco che in quegli anni si voleva eh, recuperare ma la censura più grave al dipinto verrà dopo con l'avvento della Repubblica e quindi eh, ci sarà una vicenda molto, molto penosa che, eh, che vedrà due commissioni operare per, eh, con... Proprio il compito eh, di, eh, di eh, prima eh, di eliminare il dipinto e poi di eh, modificarlo. Eh, a questa commissione prenderà parte anche Marcello Piacentini. Non abbiamo eh, notizie degli atti di questa commissione, ma eh, ne, abbiamo, ne conosciamo gli esiti proprio attraverso eh, la lettera che Piacentini sempre scrive a Sironi e gli eh, racconta che la, è stata una dura battaglia il mantenimento di questo dipinto, ma eh, che il dipinto per il momento è salvo. Ed è stato, come vedete in questa immagine, però completamente coperto da una carta da parati che lo ha praticamente incartato. Viene definita una pudica carta. E questo è Ancora un forte atto di censura, una vicenda che è stata proprio indagata in occasione del restauro e ha portato nuove eh, scoperte, che vi saranno poi illustrate da eh, Eliana Billi. E poi eh, arriviamo agli esiti dell'intervento eh, definito nella seconda commissione, che appunto è quello di eh, rimuovere eh, le insegne del, eh, del fascismo e eh, di quindi eh, rendere il dipinto di nuovo visibile. E quindi, qui vedete in questa immagine. Eh, un particolare del dipinto nella sua versione originale e poi nella, eh, nella modifiche eh, effettuate nel, eh, negli anni '50. E poi vi dicevo un'ulteriore uh, censura. Questa è un'immagine che devo dire è, riguarda proprio il momento dello svelamento. Ed è un'immagine che mi piace molto perché c'è questa presenza uh, del Presidente ed è una presenza importante, non solo perché, appunto, è ma anche perché diciamo questa fase del respiro che ha visto un cantiere aperto agli studiosi, agli eredi, così. È stata, diciamo, ha visto una certa latitanza politica perché evidentemente ancora eh, il appunto, la presenza del, dei simboli del fascismo eh, a qualcuno eh, crea veramente ancora problema. E mi piace, in proposito, riportare quanto ha avuto quanto ebbe a dichiarare lo storico del fascismo Emilio Gentile che intervistato nel 2015 eh, afferma se 80 anni dopo la caduta del fascismo rimettere un'iscrizione turba ancora la coscienza allora l'antifascismo è meno resistente di una tela del ragno anche se sappiamo insomma, a livello strutturale che talvolta le tele del ragno non è che siano <ride> proprio eh, debolissime. E quindi, ma eh, la materia stessa eh, dell'opera di Mario Sironi si è saputa contrapporre decisamente. A tutte queste censure e ha consentito al dipinto di riemergere al restauro ultimato in tutta la sua potenza così da offrirsi a nuove letture critiche ritrovando tra l'altro anche il confronto con i grandi cartoni con i tanti bozzetti che in numero cospicuo sono stati oggetto sia di restauro che di studio proprio durante l'intervento sul murale. Questo restauro ha permesso all'Istituto, eh, grazie al connubio forte costituito con Marina Righetti e anche con il rettore che ha fortemente sostenuto questa iniziativa, ha permesso all'Istituto di riprendere eh, in mano il problema Sironi, che già aveva affrontato nella prima metà degli anni Ottanta del Novecento e che aveva visto. Michele Cordaro coordinare un intervento allora eseguito dai restauratori della Tecnireco che aveva potuto fare una ricognizione di tutta la superficie e aprire dei limitati saggi, eseguito anche uno stacco circoscritto sulla parete di fondo che era necessario per una cattiva adesione. E al termine di questa ricognizione Michele Cordaro aveva un po' delineato quello che eh, poteva eh, configurarsi come metodo di intervento. Aveva parlato della necessità di mettere in campo un'equipe multidisciplinare molto, molto forte e anche fatta con storici d'arte, restauratori, chimici, fisici che avrebbe dovuto affrontare globalmente in modo efficace le tante problematiche e scriveva per arrivare a un corretto intervento di restauro che valuti l'opportunità di un recupero dell'originale sironiano anche se mutilo di qualche sua parte quindi e su questo comunque pesava la eh, preoccupazione che l'intervento eseguito negli anni 50 avesse eh, proprio compenetrato la materia originale tanto da rendere molto complessa la separazione delle due eh, stesure. E eh, diciamo che eh, nel procedere ad un, ad un intervento ehm, e, si è, si è appesato molto eh, i giudizi che negli anni sono stati espressi dai tanti studiosi di eh, Sironi e quindi eh, ne cito eh, rapidamente alcuni, Maria Stella Margozzi che parla di un dipinto in gran parte perduto, umiliato com'è da una pesante ridipintura degli anni 50, resa sincera. Necessaria per il cattivo stato di conservazione, che è stata sfruttata per occultare gli ormai imbarazzanti simboli del regime. L'opera sironiana ne risulta stravolta, tanto che oggi le sue ieratiche figure ci sembrano solo degli ingombranti feticci senz'anima. Ancora Benzi che eh, parla di un eh, intervento che ha stravolto, reso sordo l'insieme e che, eh, si, trattandosi di pittura murale a secco, il colore sovrapposto con i rimaneggiamenti ha fatto corpo con la pellicola pittorica originale, creando un guasto irreversibile e ancora eh, in un ehm, ancora più recente eh, testo di Elena Pontigia si parla di un dipinto rovinato da un pesante restauro degli anni 50, oggi è così poco somigliante all'originale, scrive la Pontigia che per averne un'idea è meglio osservare alcuni degli studi eh, preparatori e quindi Diciamo il quadro in cui si eh, andava ad inserire un, un eventuale intervento di restauro, certo, era poco rassicurante e ci è voluto molto eh, coraggio nel comunque decidere di eh, andare a eh, mettere mano a quest'opera da cui l'istituto era stato accuratamente tenuto lontano anche negli anni 50, perché negli anni 50 quando si trattò di restaurare il dipinto che veniva fuori dalla carta che era stata applicata e quindi chiunque ha avuto delle esperienze di casa di carta da parati rimosse può facilmente immaginare quanto di finiture a secco fossero poi state rimosse anche con la carta però allora nessuno pensò di chiamare l'istituto eh, allora eh, centrale del restauro che era Attivo, era attivo dal, dal 41, aveva ripreso completamente la sua attività e tra l'altro c'è anche un particolare curioso che Pietro Toesca, che aveva fatto parte della prima commissione, quella dell'incartatura del dipinto, era anche membro del consiglio scientifico tecnico dell'istituto. Quindi... Lui si era opposto però, non è che aveva pensato di poter eh, eh, farsi sostenere dal, dall'Istituto e quindi diciamo, si è con questo panorama certo non rassicurante, si è però eh, voluto eh, mettere mano e si è eh, proceduto secondo le eh, modalità che sono proprie dell'Istituto e del Restauro moderno che è quello di mettere in campo tutte le professionalità che servono per eh, un corretto restauro realizzato su basi scientifiche. E quindi qui vedete un eh, numero elevatissimo di, eh, di professionisti interni all'Istituto che hanno fatto squadra con eh, i tecnici, gli studiosi dell'università eh, dell per costituire un'equipe idonea proprio a occuparsi di eh, questo eh, intervento. Intervento che è stata anche una straordinaria occasione didattica perché ha visto il coinvolgimento sia degli studenti della Sapienza, ma anche degli studenti del, eh, della scuola di alta formazione e studio in restauro dell'istituto. E qui ne vedete un piccolo gruppo al momento della partenza del cantiere. Il primo cantiere è stato un cantiere di progetto, un cantiere che eh, doveva rispondere ai tanti quesiti. Cioè, è ancora presente il dipinto di Sironi? Quanto è esteso? E tutti avevamo nelle orecchie e nel, negli occhi le parole scritte da Michele Cordaro che parlava di un Sirone mutilo che comunque sarebbe stato preferibile alla ridipintura che lo aveva eh, così veramente... Eh, in maniera proprio selvaggia eh, ricoperto e quindi si è partiti con questo cantiere di studio che ha ripercorso millimetro su millimetro tutti i 140 metri quadrati del, eh, del murale, osservandolo, facendo tutte le verifiche che eh, sono consuete per acquisirne la eh, conoscenza. E quindi poi tutte le osservazioni eh, sono state attraverso dei lessici. Eh, idonei e normati eh, utilizzati per definire sia le tecniche di esecuzione, quindi i materiali costitutivi, lo stato di conservazione e individuare quindi quali fossero gli interventi precedenti. Di questo avrete informazioni eh, dagli interventi successivi, ovviamente il rilevamento delle giornate, le 59 giornate di quell'estate calda. Che ne avevano visto la realizzazione, lo stato di conservazione e soprattutto l'estensione di questa ridipintura che era andata ben oltre la copertura dei simboli del fascismo. Tutta la parte grigia è ridipintura, una ridipintura che doveva appunto essere indagata in modo adeguato per comprendere cosa celasse eh, al di sotto. E quindi eh, sono, il cantiere ha visto una serie di stratigrafie eseguite sul, sulla pellicola pittorica per indagare lo strato sottostante e che qui appunto vedete e vedete anche l'estensione di queste ridipinture eh, osservate qui in luce radente su uno dei volti e poi veramente la fantasia con cui si era stravolta la pittura di Sironi andando a inventare bordi scuri intorno alle, eh, come qui vedete, il piede della vittoria o anche veramente degli stravolgimenti delle fisionomie, eh, capigliature nuove, eh, colori caldi che offuscavano, proprio modificavano la tavolozza utilizzata da Sironi e anche poi nel trasformare, nel coprire quelle che erano dei simboli come l'Italia armata a cui veniva allargata la vecchia per coprire con delle pieghe la, eh, appunto, la spada e altre eh, fantasie come eh, cambiare i panneggi e quindi le lumeggiature chiare che diventano scure, una completa ridipintura che introduceva anche dei colori nuovi, il giallo che non era presente e qui vedete il cambiamento radicale proprio delle tonalità eh, cromatiche, quindi un oltraggio proprio all'artista eh, stesso. E, e quindi a questo si sono affiancate indagini eh, che vi saranno a brevissimo illustrate, verifiche endoscopiche e si comincerà a verificare anche le modalità di solubilizzazione di questi strati, strati che sono stati indagati con prelievi e indagini appunto di laboratorio tra cui anche le indagini sulla carta, perché la carta ha permesso comunque di stabilire quale fosse il livello della pittura originale, che chiaramente i frammentini di carta sono diventati dei punti preziosi di riferimento e ancora indagini fatte al SEM. E qui vedete un, eh, un anticipo di quello che poi è stato tutto il resto. Eh, nell'intervento sulla vittoria che qui vedete nell'immagine del precedente, poi le stratigrafie che hanno permesso di rileggere l'articolazione dei colori e ancora appunto questo cielo eh, meraviglioso che era stato ingrigito, anche questo. In maniera abbastanza inspiegabile, e qui vedete i cambiamenti dalla versione degli anni '50 a tutta la rilettura della stessa, eh, dello stesso elmo e quindi qui si riapprezzano i colori originali, questo, eh, diciamo queste lumeggiature e eh, che che hanno richiesto anche una prudente opera di integrazione che ha avuto il sostegno, come sempre, della teoria brandiana. Grazie.